Ciao a tutti, benvenuti al mio nuovo video e oggi è un video un po' particolare perché vi voglio parlare di un posto dove sono stata a cena e ma è aperto anche a pranzo a Roma, perché secondo me è un posto molto carino per passare una serata un po' diversa dal solito e quindi ve ne voglio parlare. Prima però vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, e di iscrivervi al mio canale e di attivare anche la campanellina per non perdere le notifiche quando posto i video. Mi sono armata anche di cellulare perché mentre vi parlerò di questa mia esperienza vi metterò anche delle foto che poi sono le stesse che trovate anche sul mio Instagram, perché così insomma capite anche un po', forse un po' meglio quello che vi dico. Allora, si tratta del Movie Restaurant a Roma e già dal nome si capisce che è un ristorante a tema film, serie TV, anime, cartoni, Disney, qualunque cosa. Allora, io ho scoperto questo posto così, perché visto, no, che quando state sui social vi compaiono quei post, no, un po' incentrati sui vostri interessi, e io una volta cliccai su una foto che mi era comparsa e quindi scoprì questo posto che mi ha subito attirata tantissimo, per cui ho deciso di andarci. E siccome comunque io sarei andata a Roma quasi solo appunto per andare a cena lì, ho prenotato, e quando io telefonai con un po' di anticipo, giustamente per essere sicura che il giorno che io fossi andata avrei avuto anche il tavolo, ho telefonato con un po' di anticipo e non mi ha risposto nessuno, al che mi sono detta ok, riprovo. Poco dopo invece mi arriva un messaggio WhatsApp e mi spiegavano appunto che erano il Movie Restaurant, che avevano visto che io li avevo chiamati e quindi volevano sapere cosa volessi, e quindi insomma io ho fatto tutta la prenotazione tramite WhatsApp, e praticamente mi hanno spiegato che nelle serate queste un pochino più movimentate, come appunto il fine settimana o comunque in occasione magari di eventi, perché loro appunto organizzano anche degli eventi, per esempio per Halloween o comunque per il 31 dicembre o per qualunque altro motivo, in occasione magari dell'uscita di film particolari, organizzano appunto degli eventi, prendono appunto le prenotazioni e lavorano su due turni, dalle 8 alle 10, quindi se vai alle 8, comunque alle 9 devi comunque poi lasciare il posto alle 10, oppure dalle 10 fino a che non chiudono, che più o meno è sono le 11:30, e io ho prenotato per le 8. E poi mi hanno spiegato un po' appunto dove si trovavano, ma l'avevo già visto. Praticamente il posto è anche facile da raggiungere, perché praticamente basta parcheggiare la macchina in piazzale Hegel, che è molto vicino alla fermata della metro di Rebibbia. Dopodiché si può scegliere, perché loro praticamente ti offrono un servizio navetta da piazzale Hegel fino al ristorante, ed è un servizio molto simpatico perché praticamente ti viene a prendere e poi ti riporta al piazzale Hegel il furgoncino dell'A-Team. Però io, siccome avevo visto che comunque da piazzale Hegel al ristorante è veramente pochissimo a piedi, cioè tipo 300 metri, cioè proprio si fa prestissimo, non ho preso il furgoncino, però l'ho visto arrivare perché qualcuno appunto saliva e io sono andata a piedi. E niente, allora io devo dire che quando sono arrivata davanti all'ingresso del ristorante mi ero fatta già la mia idea di come fosse il posto, guardando appunto le foto su Instagram o su Facebook, e sono rimasta un po' così, perché mi è sembrato un po' piccolino rispetto alla mia idea, e non so perché, ma io ero convinta che stesse anche in un posto un po', diciamo, isolato. Invece si trova proprio in un quartiere residenziale con i palazzi quindi intorno. Allora, appena si arriva, il posto appunto è piccolino.
però è molto molto delizioso. Infatti, come vedete dalle foto che appunto vi metterò, l'esterno è molto particolare perché all'esterno praticamente voi trovate tutte queste statue a grandezza naturale dei supereroi, e quindi c'è Spider-Man che praticamente è appeso, questa appunto classica posa, e qui tutti praticamente ci fanno la foto col bacio perché è proprio la scena di Spider-Man 1, quello più bello, della scena appunto del bacio nel vicolo. E poi il problema è che queste statuine sono tutte praticamente molto molto vicine, e quindi io ho cercato di nasconderle nelle varie appunto foto che poi ho modificato con Photoshop, perché altrimenti magari facevo la foto con un personaggio ma dietro se ne vedeva un altro e era un po' brutto. Comunque, perché sono appunto tutte appiccicate perché il posto è piccolo, peccato. Poi c'è E.T. con la bici, e quindi la classica famosa scena di loro appunto che poi viaggiano sulla luna, insomma che si vede tipo la luna sullo sfondo. Poi c'è Deadpool, che è il mio personaggio preferito, ma ve l'avevo già detto, qui purtroppo è un pochino in ombra ma comunque si capisce che è Deadpool. Poi c'è questo personaggio verde che sinceramente non so chi sia, però stava lì e io la foto ce l'ho fatta. E poi c'è Iron Man. Iron Man è di nuovo un altro personaggio Marvel che io adoro, mi piace tantissimo. E devo dire che i film li ho visti un po' tutti e mi piacciono un po' tutti. Non è che c'è, diciamo, un po' uno scadimento dal primo a quelli successivi, più o meno mi piacciono tutti. E poi c'è il mitico Slimer, mi sembra che si chiama Slimer, se non sbaglio, sì, Slimer, di Ghostbusters, i primi Ghostbusters, quelli degli anni 80, e niente, questo è troppo carino. E poi ci sono i Gremlins. Chi si ricorda i Gremlins? Un film mitico degli anni 80, io ci andavo matta. E questa è una foto che mi piace tantissimo, non lo so, mi piace anche come sono venuta io, insomma, mi piace moltissimo. E quindi poi niente, e praticamente poi siamo entrati. Allora, il posto dentro è piccolo. Ora io capisco perché fanno su prenotazione, perché i posti a sedere sono veramente pochi, e il problema è che quindi si sta tutti un po' stretti. Ci sono praticamente tre salette. C'è l'ingresso dove c'è qualche tavolo stile bar, poi c'è un'altra saletta dove stavo io e un'altra in fondo, quindi sono tre salette però piccole. E praticamente comunque all'ingresso voi vi trovate questa scena qui, questa appunto è quando si entra, che appunto è la scena anche un po' più famosa, la foto un po' più famosa del movie restaurant, perché ci sono comunque tutti questi contenitori con gli alieni dentro che fanno scena. E come vedete in fondo c'è anche il mitico burattino di Saw, e dietro c'è qualcosa di Star Wars. Questo era praticamente quello che si vedeva dal mio tavolo, quindi c'erano tante queste uova con gli alieni, e questa era una statuina che stava lì vicino al tavolo mio e aveva la luce qua dietro nella testa, però ora io non è che conosco proprio tutti i personaggi. Questo era proprio a fianco a me e era una serie di spade che probabilmente riguardano una serie di film che però io attualmente in questo momento non capisco quali possono essere, però erano belle perché sono veramente oggetti belli, sembrano veramente quelli veri, e è bello insomma stare. Non è detto che devi per forza essere un super esperto di cinema, è comunque un'atmosfera particolare. Poi c'era anche Annabelle, questa la bambola, questa che è fantastica, ho visto i film, è veramente una bambola inquietante. Il mitico scudo di Capitan America, e questo è proprio lì all'ingresso, vicino alla porta dell'ingresso, bellissimo. Questo è il retro del bar, quindi dell'ingresso, e c'è appunto questo, credo che sia l'alieno di Alien se non sbaglio. Io sui film di alieni non è che sia molto molto ferrata,
Poi c'era questo altro appunto alieno che sbucava da su in cima al muro e aveva tutta questa bavetta, questa cosa finta ovviamente. Purtroppo io ho cercato di rendere le foto un pochino luminose, però dentro anche la luminosità è abbastanza insomma bassa, quindi anche le foto non è che vengano benissimo. Poi ci sono tutta una serie di vetrine che si vedono anche dall'esterno, che sono piene zeppe, poi vi faccio alla fine, vi metto un mini video, che sono piene zeppe di action figures, di oggetti che riguardano appunto diversi film di qualunque genere. Qui per esempio c'erano le mani mitiche di Edward, Mani di Forbice, un film che io stra-adoro, il casco di Capitan America, e questo più o meno diciamo è una panoramica che sono riuscita a fare. Poi c'è tutta un'altra saletta in fondo dove praticamente c'era anche Annabelle, che è tutta dedicata a Star Wars, e c'è anche tutto il robot di come si chiama quel film con Schwarzenegger, adesso non mi so bene, comunque con Terminator. Però lì veramente era impossibile riuscire a fare una foto perché c'era troppa gente e avrei dato fastidio comunque alle persone per riuscire a fare una foto, e quindi lì non l'ho fatta. Però insomma ecco, questo più o meno è il posto. Cibo. Allora, poi vi faccio vedere. Questo era praticamente il tavolo dove ero io, e questo era veramente il tavolo che io avrei voluto, che avevo visto su varie foto, che è quello dedicato appunto a Stranger Things, che io non ho visto, però quindi non so bene cosa rappresenti questo pannello con le lettere e le luci, però mi piace troppo l'atmosfera, era troppo troppo carino. Allora, come vedete da questa foto, è un posto, ristorante sì, ma abbastanza spartano insomma. Ci sono le tovagliette di carta e quindi insomma è abbastanza spartano, e infatti ci sono anche panini fritti, insomma è un posto un po' così. Ci sono però anche dei piatti di primi e di antipasti e dolci. Allora, io forse ho scelto cose un po' così senza sapore, però diciamo il cibo mi ha un po' delusa. Allora, io ho preso un antipasto, quello era buono, era praticamente un pomodoro con una salsa agrodolce che fanno loro, i pinoli, l'uva sultanina e le melanzane che riempivano appunto il pomodoro, condite con questa anche salsetta agrodolce. Quello, devo dire, è stato veramente un antipasto buono. E anche il pane che mi hanno dato era buono, il pane era buono, che poi io ecco il pane non lo mangio mai, quindi se dico che era buono, era buono. Poi ho preso un primo, che era l'unico primo vegano che c'era, perché altrimenti trovate la matriciana, insomma carbonara, piatti che a me non piacciono. E perché non mangio carne, non mangio formaggio, insomma ho un po' di problemi, e quindi insomma ho preso l'unica cosa vegana che c'era, che così in teoria doveva essere buona, però mi sono ritrovata praticamente una specie di zuppetta liquida con dentro un po' di pasta fatta a mano, fatta da loro, però totalmente senza sale, quindi era veramente una cosa sciapissima. Poi però si sono, diciamo, rifatti con il dolce, e io avevo preso questa, la cheesecake. Ah, sui dolci c'è l'imbarazzo della scelta, e sono tutti dolci a tema, ma anche i piatti sono piatti comunque a tema, il menù è molto carino. Io vi invito ad andare sul loro sito, Movie Restaurant, e a dare un'occhiata al menù, perché è divertente. I nomi del menù, insomma come è strutturato, e anche a dare uno sguardo alla carta dei dolci, perché per ogni dolce che è diciamo collegato a un film c'è tutta anche una storiella, insomma è carino. E io avevo preso appunto la cheesecake, e questa era buona. Poi se praticamente si prendeva un portachiave,
e ti offrivano la birra. E il portachiave io l'ho preso, tanto era gratuito, e io ho preso questo di Deadpool, che come avrete capito è il mio personaggio preferito, ma siccome è un portachiave veramente pesantissimo, cioè pesa tantissimo, ha l'anellino e ha anche questo, quindi diciamo è comodo da usare, però pesa tantissimo, io lo tengo sulla scrivania. E quindi niente, insomma, poi ho un pochino girato per il locale, ho fatto anche qualche video e ora vi metto il mini video. Dopodiché, ormai quindi avevo fatto, la cosa carina di questo posto è che attaccato c'è anche un negozio che vende tutte cose collegate a questo mondo, al mondo del cinema, dei film, degli anime, quindi per esempio, che ne so, ha un sacco di Funko Pop, ma tantissimi oggetti legati a film. Per esempio c'erano carinissimi i tappeti per casa, insomma gli zerbini di It, ha quindi tutte queste action figures, ha tantissime cose, insomma. E io veramente ho chiesto se avesse i trucchi di Sailor Moon, purtroppo non aveva l'eyeliner, io cercavo quello, ma aveva la cipria, che costava però un botto, 40 euro, e un lip gloss che anche quello costava 30 e qualcosa, assolutamente no, non l'ho presi. Però insomma c'è anche questo posto che è carino, e quindi poi niente, sono ripartita e sono tornata a casa. Quindi la mia esperienza al movie restaurant è stata, diciamo, un po' deludente per quanto riguarda il cibo, però io sono sicura che a prendere comunque i piatti normali, appunto la pasta normale, o ci sono anche le tagliate di carne, comunque panini con gli hamburger, tante altre cose, quelli sono saporiti e sono buoni. Sono io che sono strana e ho preso una cosa insipida, però a parte questo non si spende tantissimo, hanno quindi dei prezzi normali, ed è un posto comunque molto molto carino per passare una serata diversa, in un'atmosfera diversa, perché per esempio anche al tavolo mio c'avevo da parte questa cosa di Stranger Things, di qua avevo le spade, dietro di me c'era Superman, sopra c'era tutto, poi lo vedete, appunto l'avete visto nel video, c'era tutto un soffitto che ricordava molto il soffitto di un'astronave. E insomma è veramente molto particolare, molto carino, e poi comunque tutti erano di giovani, anche i camerieri, comunque chi vi serve sono giovani. E tra l'altro nella saletta quella in fondo, tutta dedicata a Star Wars, c'era anche la mega parete di vetro con tutta la cucina a vista, e cioè era un bel posto. Peccato appunto che secondo me è troppo piccolo, per cui insomma ci si muove un po' così, e non si possono fare secondo me le foto che si vorrebbero, perché appunto non c'è posto. Io spero che questa mia, diciamo, recensione, sì, del movie restaurant vi sia stata utile, perché magari vi ha fatto conoscere appunto questo posto che non conoscevate, o se lo conoscevate magari ditemi se siete d'accordo o meno con quello che vi ho detto. E intanto più o meno, diciamo, a Roma
prima o poi ci andiamo tutti, anche se stiamo un po' lontano ora da casa mia, vabbè non è lontanissima Roma, però insomma più o meno a Roma ci si va. Ci si va perché è comunque una città meravigliosa. E quindi per passare una serata diversa io vi consiglio di fare un salto al Movie Restaurant, perché comunque c'è anche questo servizio navetta con il furgoncino dell'A-Team carino, insomma è particolare. Quindi niente, io vi ringrazio per avermi supportato, perché credo che questo video sia un pochino lungo, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!